Siano lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Allora, eccoci amici. Laudentur Jesus et Maria, anzitutto, benvenuti a tutti coloro che stanno seguendo le dirette, sia dal canale YouTube di Radio Colbe, sia dal mio canale Telegram. Questa sera abbiamo un tema molto importante, tra l'altro io sono un po' sorpreso da questi messaggi, perché alcuni cavalli di battaglia, diciamo così, chiamiamoli così, della mia predicazione, te li ho ritrovati proprio passo passo. Cioè, chi mi conosce sa che io sono anni che sto dicendo in continuazione che c'è soltanto un problema nel mondo, non ci sono altri problemi che il peccato, perché tutti quanti i mali di tutti i tipi, fisici, psichici, morali, spirituali, morte, tutto compreso, vengono solo da lì e la colpa è solo nostra. È sorprendente vedere come questa serie di messaggi, che bisognerebbe leggerli tutti, come al solito, poi per forza di cose si farà una cernita, fermo restando che poi ecco, Oscar avrà sempre la possibilità di intervenire e di interloquire. Ecco, però comincio il commento. Alcuni sono, secondo lo stile, no? Questo è uno stile molto, molto, molto bello. Perché sembra che in questi messaggi, Maria Santissima, faccio una cosa che ho dovuto impararla anch'io con i social, perché i messaggi troppo lunghi la gente non se li legge oppure se li scorda, invece i messaggi proprio tac, tipo i logion di Gesù nel Vangelo, quindi lascia il segno. Io sto scherzando perché grazie all'ausilio di competenti e validissimi collaboratori, chi mi segue adesso si sarà accorto che c'è un'invasione di reel sul canale YouTube. Perché? Perché la gente esperta di comunicazione sa che tu puoi fare anche un'omelia stupenda, anche breve, anche feriale di 6-7 minuti, ma è troppo. La gente è intestata a sentire 6-7 minuti. Ma 50 secondi sì. Può essere pure che li sente tutti. E però attraverso quei 50 secondi tu lasci un messaggio che poi, se qualcuno gli prende bene, magari poi ascolta pure l'omelia. Io perché ho trovato qualcuno che ha la santa pazienza di mettersi a fare queste cose sulla base perché non ce la farei mai. Però se uno va a vedere gli analytics, cioè boom, proprio 10.000, 12.000 visualizzazioni in 3 giorni, un reel. Un'omelia per prendere 12.000 visualizzazioni ci deve stare almeno un anno sul canale YouTube, no? Ecco, questo perché la Madonna è anche una grande comunicatrice in questi messaggi. Perché guardate, è il primo che leggo, 14 giugno 85. Il padre ha dato all'uomo l'intelligenza, ma l'uomo non vuole usarla a fin di bene. Pum! Cioè, noi abbiamo due risorse fondamentali, io lo dico in tutte le forme, in tutti i modi, e attenzione che la fede poi le intercetta entrambe, perché secondo San Tommaso d'Aquino la fede è un atto dell'intelligenza che accoglie e si apre a verità che sono più grandi di lei, ma sono intellegibili però, anche se non sono perfettamente comprensibili. Quello che manca alla ragione, all'intelligenza, che dice: ah, Santissima Trinità, so tre. Però è uno, però sono tre, quindi è un concetto trascendente. Interviene la volontà e dice: sì, è rivelato da Dio, quindi dagli il consenso, perché anche se non lo capisci perfettamente è vero. Questa è la fede, detta proprio in due parole. Però l'intelligenza tu devi volerla usare a fin di bene.
Perché se non la vuoi usare a fin di bene, non c'è niente da fare. Chi mi segue questi giorni sta sentendo le meditazioni. Io invito anche Oscar, se non la sente, qualche giorno fa c'è stata la meditazione di Suor Cecilia Bai sul terzo discorso di Gesù ai dottori del Tempio. Io questa me la ricorderò io personalmente per tutta la vita. Perché lì ci sono, proprio Gesù spiega come lui sempre, per fare discernimento, venga in aiuto all'intelligenza, spiega come tutti gli aiuti soprannaturali che erano stati dati ai dottori per poter riconoscere in lui che era il Messia, gli spiega proprio come ha fatto, nei minimi dettagli, e dice: nessuno di quelli ha creduto che io ero il Messia. Perché? Perché la loro volontà era ostinata e volontariamente avevano accecato l'intelletto. L'uomo non vuole usarlo a fin di bene. E se non vogliamo usarla a fin di bene siamo proprio rovinati, perché Dio ci tratta sempre così. Per portarci al bene, allora, ci sarebbero due sistemi: o ti costringe o ti persuade. Non ci stanno altri sistemi. È il diavolo che, se non riesce a persuadere, costringe attraverso il terrorismo. Comunque neanche il diavolo può coartare la nostra volontà, che rimane sempre libera, eh? Neanche lui può farlo. Ma Dio, che ci tratta da figli, fa sempre così. Quindi se io scelgo di obnubilare l'intelligenza, è la fine. Peccato gravissimo questo qui. Ecco perché chiunque abbia fatto questa raccolta, standing ovation, perché questo non usare non voler usare l'intelligenza a fin di bene, è un peccato grave. Perché poi comporta tutta una serie di conseguenze che sono tutti dipendenti da questo peccato originale. Perché praticamente impediamo al Signore di guidarci e di illuminarci. Io mi dispiace che è un argomento politicamente non molto corretto, ma invito sempre, senza fare troppi nomi perché sennò poi oscuro nel canale di Radio Colbe, a riflettere su alcuni recenti fatti di cronaca e salute mondiale. L'obnubilamento dell'intelletto, quindi l'accodarsi, cioè dietro i, come dire, le frasi fatte, no? Quindi gli slogan in maniera critica e i comportamenti di massa in maniera critica, per carità di Dio, insomma, no? Io dico sempre: non è detto che la massa sbagli sempre, poi è sicuro che qualche volta la massa faccia pure la cosa giusta, ma prima di accodarti, far funzionare, pensa tu. Dopo di accorci, sempre tempo di accodarsi alla massa. Oh, poi c'è un tema molto importante. E qui, secondo me, di peraltro strettissima attualità. Comincia con il prodromo. Il padre dà solo vita. Gli uomini distruggono e annientano la vita. Sono peccati imperdonabili. Chiaramente presumo, io non voglio stare nella testa di Maria Santissima, che parli di una imperdonabilità, diciamo, se uno guardasse la cosa in sé, è una cosa che di per sé sarebbe imperdonabile, no? Però, evidentemente, se una persona riconosce la propria colpa, si pente, va a piangere sinceramente pentita ai piedi del Signore. Allora, qui è evidente, più sotto, io adesso faccio un po' un jump. Di quali peccati sta parlando? Allora, come si toglie la vita? O con la violenza, quindi che si usi. Il padre dà solo la vita? No, scusate, il padre non vuole violenza, credimi. Chiunque sopprimerà la vita non verrà salvato. Quindi, la violenza. Ma poi, e non è difficile capire, cari figli, troppi peccati contro la vita. Parlate, parlate anche per coloro che dovrebbero parlare, ma non parlano. Vedono, ma dicono di non vedere. Io vi dico che la responsabilità è grande. Ascoltatemi e ricordate che Dio è giusto. I peccati contro la vita, e chi è un sacerdote in cura d'anima come me lo sa benissimo, oggi sono proprio una piaga sociale, cioè gli aborti sono veramente a go-go.
Io capisco perché la Madonna dice così, perché l'aborto di per sé, adesso non voglio far venire i sensi di colpa alle povere donne che sono cadute in questo peccato e che si sono confessate, si sono pentite, eccetera, ma però bisogna per forza dirle le cose, no? Quindi non sto parlando di chi, ma di per sé l'aborto è proprio un crimine satanico, è una cosa orripilante. Orribile. È chiaro che chi si pente può accedere alla misericordia, però bisogna anche prenderlo molto sul serio. Cioè, tra noi sacerdoti, quando parliamo, cioè, bisogna fare molta attenzione perché dinanzi a una cosa del genere, quando una persona lo minimizza, dice: ma sì, io però ho fatto questa cosa, però le circostanze, le storie, calma, cioè, ma che te le circostanze? Che circostanze? Sei pentito? Sei pentita? Può essere anche lui, perché a volte i complici. C'è il perdono, però sta' attento, non minimizzare, perché questa è una cosa grave questa qui. Cioè, non ci possiamo presentare davanti al Signore minimizzando. Ci dobbiamo presentare davanti al Signore umiliandoci, piangendo, non minimizzando. Ecco in che senso si deve un attimo parlare, no? E la Madonna dà anche una stoccata sacrosanta. Dove sta? Eccolo qui, quello subito dopo. Satana sta prevalendo su tutte le istituzioni, i governanti e i politici sono coinvolti. Dio è stato allontanato. Parlate anche per quello che dovrebbero parlare, ma non parlano. Io ci vedo sinceramente un'allusione ai politici. Senza voler fare nomi e cognomi, quelli di fa nostro Signore, ma anche a volte politici che sostengono di essere fedeli a certi valori. Però le leggi sull'aborto non si toccano, quelli sono conquisti e sono. Io lo capisco che non è politicamente corretto, che se va a dire una cosa del genere succede il finimondo. Non è che non lo capisco, lo capisco. Ma che vogliamo fare? Qualcuno deve avere il coraggio di parlare e di non accodarsi, no? Dinanzi a cose così gravi. Ecco, poi c'è un messaggio importantissimo. Quando Oscar vuole intervenire, basta che mi fa un cenno, eh? Io alzo il volume perché lo tolgo perché purtroppo c'è un eco di risonanza quando siamo in due collegamenti che dà fastidio, ma tanto io ho sempre l'occhio rivolto, quindi lo vedo, no? I peccati sono la causa di tutti i mali. 1° dicembre 85. È la Madonna che parla, eh? La colpa è dell'uomo. La colpa è dell'uomo. Allora, numero 1, i peccati sono la causa di tutti i mali. Nemmeno il diavolo. Perché nelle formule di rinuncia, anche moderne, si rinuncia al diavolo l'origine e la causa di ogni peccato, cioè lui istiga, ma il danno viene prodotto dal peccato. E il peccato è un atto che facciamo noi, non lo fa il diavolo. E il diavolo non può violentarci, non può farlo. La colpa è dell'uomo, perché attenzione, tra quelli che credono al diavolo ci sono i diavolisti, e guarda che il diavolo fa anche ridere, perché se uno si va a leggere, si va a documentare in giro per libri di esorcisti e robe di questo genere, che ogni tanto i diavoli se la cantano durante, mentre sta il diavolo, ogni tanto dice: voi date la colpa a me, ma non è mica colpa mia, è colpa vostra, io faccio il lavoro mio, io il lavoro mio da sempre, e il Signore questo me lo consente di fare, perché voi siete liberi, è di tentarvi. Ma io non posso fare niente senza il vostro consenso, senza la vostra volontà. Non posso fare niente. E negli scritti di Maria Valtorta, della grande Maria Valtorta, quando a Gesù gli cominciano a dire: ma il diavolo dice, sì, il diavolo tenta, lui risponde: sì, il diavolo tenta. Però poi dice: ma anche Dio, tra virgolette, tenta. Che Dio non tenta? Certo che tenta, in senso buono, ovviamente, no? È tentazione al bene, non tentazione al male. Ti tenta il diavolo, e anche il Signore ti dà tante sante ispirazioni. Però
perché di ascoltare sempre da una parte e non dall'altra. Prego. Si dice che il diavolo è come un cane legato a catena, e Certo. quindi, come dice lei, è l'uomo che si avvicina e che presta il fianco, no? Da Adamo in poi, perché poi lui, come ha detto lei giustamente, il diavolo fa la sua parte, fa il suo progetto, quello di perdere l'uomo, ma senza l'adesione dell'uomo, diciamo, sarebbe un lavoro sterile il suo. Evidentemente c'è l'adesione della volontà dell'uomo. Veramente sarebbe da leggere tutti, eh? Allora, un altro, sempre a flash. Si spengano le oscenità che nulla producono, ma tutto inquinano. Questo vale soprattutto in questi tempi. Qui bisogna proprio farla finita. Io so, questo è un altro, io sono anni che faccio le guerre puniche, dovunque mi muovo, in chiesa e fuori dalla chiesa, nelle catechesi, eccetera, eccetera. Cioè, noi siamo viventi in un tempo, cioè io recentemente mi sono trovato in una grande città italiana perché dovevo fare una cosa, un'attività apostolica, ma io ho dovuto fare come faceva San Luigi Gonzaga, e è successo alla fine di maggio, primi di giugno. Cioè, in giro ci stanno peggio delle spogliariste di Las Vegas. Cioè, me ne sono imparato a memoria la forma dei miei piedi e delle mie scarpe, perché dovunque te giravi, te potevi girare al 31 di maggio. Cioè, ci stanno un sacco di poveri genitori disperati, tra virgolette, che insomma, un povero ragazzino l'estate ci avrà pure il diritto di andare a fare un bagno al mare, o no, a respirarsi un po' di iodio. E questi dicono: non sappiamo dove caspita portarlo, perché dove lo porti, lo porti. Adesso io so anni che non frequento le spiagge, ma mi raccontano delle scene allucinanti. Cioè, che proprio abbiamo perso tutti quanti. Cioè, e che faccio? Lo bendo al ragazzino? Cioè, ma non è giusto che una povera famiglia debba arrivare addirittura a rinunciare ad andare al mare perché non vuole che il ragazzino si vede i campi nudisti a cielo aperto? Ma perché devono succedere queste cose? Però bisogna che qualcuno parli, però qua, anche qua bisogna che qualcuno parli. Cioè, io. Cioè, in chiesa si vedono delle cose che non si possono vedere. Però io dico, la responsabile di quello che avviene in chiesa, io lo dico, cari parroci, guardate che poi si passa i guai. Si passano i guai. Perché almeno provarci, cioè, io lo so quello che succede quando uno ci prova, ma io veramente mi sono trovato dinanzi a scene allucinanti, con tutto che uno prova a dire certe cose con calma, perché la gente oggi poi ha una cafonaggine veramente impressionante. Però questa è una battaglia che bisogna farla, questa qui. Non è possibile. Non è possibile. E nella predicazione queste cose bisogna dirle. Cioè, non sono peccatucci. Una donna che dà scandalo sotto questo punto di vista, anche nel poco, fa peccato gravissimo. Per i grandi e per i piccoli, soprattutto per l'età dell'innocenza, ce la siamo giocata, ahimè, da un pezzo. Prego, prego, Oscar. Sì, no, mi viene in mente quello che succede soprattutto nei matrimoni estivi. C'è una gran parte di persone che partecipano al rito matrimoniale che capisci che non sono persone che frequentano la chiesa, e credo che anche il sacerdote che è lì davanti, mamma mia, c'è uno spettacolo veramente da abbassare gli occhi spesso. Sì, io mi sono trovato dinanzi a situazioni veramente estreme sotto questo punto. Ricordo benissimo un matrimonio che successe il finimondo, venne poi il padre della sposa a cercarmi in parrocchia, a dire che gli avevo mandato per storto il matrimonio, ma con tutte le raccomandazioni che gli avevo fatto c'era una situazione assolutamente inaccettabile. Io, insomma, in qualche modo non sono stato zitto, insomma, non ho voluto essere connivente, ben sapendo tutto quello che sarebbe successo e che di fatto poi è successo, no? Allora, altra cosa, questo è leggermente più lungo, ma sempre al massimo 3 righe. Sì, capisco che, come diceva Oscar, molti di questi sono stati estrapolati. Chiunque ha fatto sto lavoro, che Dio lo benedica, perché proprio
fare questi piccoli reel dei messaggi della Madonna così incisivi è assolutamente un gran lavoro. Gesù soffre per la sofferenza degli uomini. Tutte sofferenze a causa del peccato. Tutte. Quindi gli uomini soffrono, ma tutte le sofferenze, tutte, sono a causa del peccato. Tutte. Si continua a portare in trionfo Satana e si allontana a Dio. Oh. Qui vorrei fare una piccola parentesi, perché il mese di giugno è poco conosciuto, ma nel mese di giugno i satanisti fanno un macello che non finisce mai. È uno dei mesi più calienti di tutti. Il 21, il 24 e il 29 di giugno succedono dei fini mondi, sono giorni di tregende, nel solstizio d'inverno non si sa quello che succede. Infatti io quest'anno, poi lo dirò agli amici Telegram, non voglio adesso certamente sgonfiare, in questa sede ci saranno tre nottate di preghiera, tutte e tre, dalle 11:30 fino alle 3:30, alle 4, perché sono gli orari loro, le mille Ave Maria, le mille Ave Giuseppe, l'adorazione, ci inventiamo qualcosa, perché qualcuno deve fare qualcosa, è poco, ma so che altri anche fanno queste cose, c'è qualche sensibilizzazione, ma ancora un po' poca. E sappiamo bene che il mese di giugno è il mese del Pride, dell'orgoglio gay. Non casualmente, cioè non è possibile che ci sia una casualità in questa cosa, non è possibile. Portare in trionfo Satana e si allontana a Dio, cioè che poi anche questi poveracci, cioè, si vedono in giro delle fotografie estratte da questi eventi e delle cose inguardabili. Ne ho vista una l'altro giorno che non la ripeto perché è una blasfemità assolutamente come irripetibile, che coinvolgono il nostro Signore Gesù Cristo, la Madonna, eccetera, eccetera. Inqualificabili. Le conseguenze già le conoscete e le state vivendo, perché il peccato produce la sofferenza, produce male e produce morte. Non è che queste cose qui si fanno, cioè io veramente per 20 anni ho cercato di trasmettere alle persone un concetto, perché se qualcuno crede ancora magari al peccato, guardate, prendiamo la materia di cui ho stato parlando. Qual è il problema? Qual è il problema? Cioè, queste persone pensano che la condanna dell'omosessualità sia un fatto culturale, ok? Culturale, civile, culturale anche e religioso, d'accordo? Allora, nelle società civili ormai sono praticamente riusciti a sdoganare, a vincere. Adesso c'è il problema ancora della Chiesa, che ancora resiste. Cioè, qual è l'obiettivo? Che la Chiesa dica che non è peccato, ma il problema è che facciamo proprio un'ipotesi assurda. Se ci fosse anche qualche matto, e c'è qualche matto nella Chiesa che dice questa cosa qui, che quella cosa non è peccato. Ma non esiste una cosa del genere, perché il peccato è un fatto oggettivo. Capite? Noi non abbiamo nessun potere di dire questo è peccato e questo non è peccato, perché il male e il bene sono due realtà oggettive. E io posso pure dire l'omosessualità non è peccato. Tu fai gli atti omosessuali che non succede niente. Non è così, perché quando una cosa è peccato, porre in essere il peccato produce male, sofferenza e morte. E questo non lo può cambiare nessuno. Ha voglia a fare manifestazioni, ha voglia a fare rimostranze, ha voglia di tu sei omofobo, tu sei bigotto, tu sei questo, tu sei quell'altro. Però di tutto quello che te pare, puoi mettere in croce quelli che tu ritieni omofobi, puoi fare tutto quello che vuoi. Ma se continui a fare così, tu produci una montagna di monnezza. E questo non lo può cambiare nessuno, questo qui. Ecco perché dice, le conseguenze già le conoscete e le state vivendo, dice, non diminuiranno, ma aumenteranno le vostre pene con il peccato. Cioè, il peccato, prima che essere punito dalla giustizia di Dio, che lo è comunque punito dalla giustizia di Dio, ha in se stesso la propria punizione, perché è produzione di monnezza che ci ricasca tutta addosso.
Cioè, il fatto stesso di farlo è già un castigo, perché quello che fai ti ricade addosso. Queste cose le vedremo. È chiaro che questa è una realtà di fede, non si posso dire quante volte ho detto, cioè, pensiamo tutte quante le malattie psichiche che oggi la gente stanno tirati fuori, le depressioni, le paranoie, i tumori, le malattie strane, la morte, le disgrazie. Adesso noi non siamo in grado di fare i nessi di causa, nessuno può dire è successa questa disgrazia a causa di questo peccato. Uno ci dovrebbe avere il filo diretto col Padre Eterno o qualche dono straordinario. Ma quando staremo nel regno della verità, il Signore ce lo farà vedere con gli occhi. Tutti quanti i nessi di causa, cioè come certi mali sono prodotti da certi peccati, come nella mia vita mi sono successe certe cose, a causa di certi peccati che ho fatto, mi sono andato a cercare io. Perché poi la gente si trova nei guai e bestemmia, o se la prende col Padre Eterno, oppure dice: beh, se però il Padre Eterno mi amasse, mi toglierebbe questi guai. Cioè, sono discorsi talmente comuni, ma sono delle astrusità e delle castronerie inimmaginabili. Perché la colpa è solo la nostra. Prego, Oscar. Sì, mi pare che un aspetto importantissimo sia quello dell'effetto collettivo del peccato, cioè chi pecca comporta, fa ricadere le conseguenze non solo in se stesso direttamente, ma a tutta la collettività. Cioè c'è una diffusione degli effetti anche su coloro che non hanno colpa. D'altra parte, ad contraris, chi ripara, diciamo, pensiamo per esempio anche alla richiesta che fece Abramo quando fu mandato a Sodoma e che sfidò quasi Dio dicendo se troverai 40 giusti, 50 giusti, 40, 10, eccetera. No? Per cui, se avesse trovati 5 giusti avrebbe salvato Sodoma, Dio. Poi Sodoma sappiamo com'è andata a finire perché non c'erano giusti. Quindi c'è un effetto moltiplicativo e collettivo sia del peccato, ma anche, per fortuna, dell'effetto riparativo. E quindi a volte, non so se mi conferma Don Leonardo, quando siamo chiamati anche nel nostro piccolo, a riparare, a offrire sacrifici, penitenze, eccetera, non dobbiamo mai, diciamo, ragionare con una logica umana, dire ma sì, ma sono solo io, che cosa comporta? C'è un'estensione collettiva anche del Certo, bene, per fortuna. È certo. così, Don È Leonardo. esattamente così. Tutti i santi hanno sempre fatto questo, si sottoponevano a dei gesti assolutamente eroici, con spirito di riparazione. Giugno è il mese del diavolo, purtroppo, ma è anche il mese del Sacro Cuore e del Corpus Domini. Ma il messaggio del Sacro Cuore, la spiritualità del Sacro Cuore, è una spiritualità di riparazione. Cioè Gesù. E esattamente quello che fanno in questo mese, perché in questo mese le cose più gravi che si fanno sono il moltiplicarsi ancora oltre a già il disastro generalizzato che c'è in giro di oltraggi e di sacrileggi contro l'Eucaristia, che è proprio il messaggio del Sacro Cuore. L'invito a riparare le indifferenze, i sacrileggi e gli oltraggi che ricevo, soprattutto quando mi trovo esposto o comunque nel Santissimo Sacramento dell'altare. E lì il Signore l'ha chiesto, vuole riparazione per questa cosa. Riparazione significa una cosa, è l'ora santa, no? Tutte ne stai un'ora prostrato, come è stato lui il giovedì sera nel Getsemani, a fare preghiere riparatorie. Io sto qui col mio nulla, con la mia miseria, a dirti che ti voglio bene, dinanzi a tanta gente che ti mette così continuamente sotto i piedi, no? Riprendo che ce ne stanno almeno, adesso non so quanto tempo ci abbiamo, almeno altri 3-4 che sono importantissimi. Vado in ordine di importanza, mio avviso. 1 luglio 88, avanza inesorabile la caduta degli spiriti buoni, avanza inesorabili, e scompare ogni sensibilità per ciò che è santo. La sensibilità per ciò che è santo. Non lo so, ci sarebbe da fare un sondaggio dove si avverte
anche purtroppo nelle nostre liturgie, nelle nostre celebrazioni, nelle nostre assemblee, la sensibilità per ciò che è santo. Io conosco, a parte il fatto che prima di sentirle le storie, prima di diventare prete, racconto di qua, sono stato un giovane, sono stato seminarista. Io non ho visto quello che succede nelle parrocchie durante le celebrazioni domenicali. Mercato prima e dopo sistematico. Le sceneggiate. Adesso ormai è diventata una regola che alla fine di ogni funerale ci deve essere qualcuno che ad anno fa l'elogio funebre meritato o immeritato, lo sa il Signore, del morto con corollario di applausi oppure qualunque evento ecclesiale. Io sono stato recentemente, c'ho paura di dirlo, all'ordinazione diaconale di mio nipote, presieduta ovviamente da un vescovo, perché alla fine della celebrazione sistematici scrosci d'applausi a destra e a manca. La gente non sa che pure un papa che è passato alla storia di certo non come tradizionalista, oltranzista, cioè, come Giovanni XXIII disse in un'omelia a Ostia, che queste cose in chiesa non si fanno, non solo non si applaude, ma non si deve nemmeno salutare il papa, perché la chiesa è la casa di Dio. Questi atteggiamenti non sono atteggiamenti da assemblea sacra. Sono atteggiamenti da spettacoli che fanno all'Ariston o a un concerto. Cioè, uno ha fatto una bella canzone e io faccio l'applauso, ma lì non stiamo a un concerto. Stiamo a un evento sacro, stiamo. L'applauso non trova posto, ma a volte, non in questa celebrazione, i primi a applaudire al vescovo stesso e tutti quanti i preti che stanno sul presbiterio. Se tutti quanti stanno a fare così, chi te vede, è chiaro che lo fa pure lui. La sensibilità a ciò che è santo non c'è. Prego. Sì, solo brevemente. E vedo soprattutto nei funerali che si assiste ormai quasi sempre a una pre-causa di beatificazione, nel senso che si dice preghiamo, neanche preghiamo, ricordiamo il nostro fratello che sicuramente è già Ah, certo. al cospetto del padre, ma magari è così, ma c'è la virtù della prudenza. Che ci fa capire, che ci deve anche far ricordare che Gesù disse: non ne verrete fuori finché non avrete pagato fino all'ultimo spicciolo. Quindi la virtù della prudenza deve invece indurci a continuare a pregare per quella, anche se magari è stato ritenuto una santa persona, una brava persona. Ricordiamo ciò che successe, per esempio, al vescovo che era legato a Madre Speranza, un santuomo. E però appena morto, dopo poco, Madre Speranza ebbe una visione, lo vide in purgatorio e lui che gridava: tiratemi fuori di qui, tiratemi fuori di qui. Quindi conviene sempre tenere un profilo basso, nel senso di dire continuiamo a pregare. Se quell'anima non avrà bisogno, sarà applicata ad altre anime che sono nella purificazione, ma mai presumere che sia già salvo in cielo. Il problema è che bisognerebbe sperare che sia salvo. Ecco. Chi l'ha detto che è salvo? Perché mo adesso col fatto che non possiamo, che non si deve giudicare, carità, nessuno giudica. Ma che qualcuno c'ha il filo diretto col Padre Eterno che può dire che una persona è salva? Nessuno può fare una cosa di questo genere. Nessuno può dire che è dannato, ma nessuno può anche dire che è salvo. Quindi, una volta il funerale si faceva vestito di nero e c'era tutta quanta una struttura del funerale fatta in un certo modo, si recitava per esempio la sequenza di Esire, ovviamente via, in soffitta, roba, quella bisognerebbe recitarla sempre ai funerali, per quanto mi riguarda. C'è quell'episodio in cui con i pastorelli di Fatima chiesero a Maria di alcune anime che erano defunte, dell'amica Amalia che aveva 18 anni. La prima apparizione. Maria disse: resterà in purgatorio fino alla fine dei Eh tempi. già. Quindi una ragazza di 18 anni, e Francesco, che era già, diciamo, in cammino di santità, sì. Andrà in paradiso, ma dovrà recitare molti Sì, rosari. sì. Quindi questo ci deve far capire che
Non si entra in carrozza in paradiso. Io l'ho detto tante volte queste cose, per questo che... Attenzione, la seconda parte di questo messaggio. Scompare ogni sensibilità verso ciò che è santo. Attenzione, l'abbandono alla libertà dei sensi e dei costumi conduce il popolo di Dio nell'abisso mortale. Facciamo proprio l'analisi logica. L'abbandono alla libertà dei sensi, anzitutto. I sensi sono cinque. Occhi. Mica si può guardare qualunque cosa, eh. Io ogni tanto parlo alle persone sposate, perché le persone sposate si pensano, siccome sono sposate, tanto sono abituati. No, no. Tu puoi guardare in certi contesti solo tua moglie e tuo marito e basta. Non puoi né guardare nient'altro, né farti guardare da qualcun altro. I sensi, le orecchie. Quello che senti, che sentiamo? Che discorsi sentiamo? Che discorsi facciamo? Poi il tatto. Questo non serve commentare. L'odorato è un pochino più, ma anche quello può essere coinvolto. Però il gusto, la gola, la libertà dei sensi. Tutti quanti i santi erano molto, molto. Domani è Santa Giuliana Falconieri. Se uno va a vedere questa, ma questo mangia mai? Mai. 4 giorni faceva digiuno, 2 giorni mangiava niente, un giorno mangiava soltanto l'Eucaristia e l'altro 2 giorni paniaco, mai. E non era l'unica, gli altri invece, Santa Chiara faceva un giorno a niente e un giorno a paniacqua. Tanto è vero che dopo un po' si è ammalata e stava 40 anni a letto perché l'organismo non regge, insomma, no? Perché loro sapevano che la gola è l'anticamera della lussuria, quindi se uno non domina il piacere della tavola, non riuscirà a dominare gli altri piaceri. Quindi dei sensi e dei costumi, abbiamo parlato prima, conduce, attenzione, non i pagani peccatori, no, il popolo di Dio nell'abisso mortale. Credo che sul mio libretto Pillole di Catechesi, dove tra i vari episodi ci stanno due esorcismi riportati, ce n'è uno dove il diavolo si faceva beffe, dice: "Oh, che bello, sono riuscito a portare, a spogliare le cristiane e a portarle al mare in bikini e monochini come tante vacche e vacchette." Testuali parole, bikini e monochini. Io pensavo che il monochini, adesso dico una freddura, fosse il topless, mi si perdoni, insomma, no, c'è stata una persona che magari, dico, che è il costume intero, no, è una porcheria che io quando ho visto la foto dico, ma che è sta roba? Orribile. Ma in bikini ci vanno una montagna di donne cristiane sposate. Allora, il diavolo ha detto questa cosa, poi l'esorcista ha ritenuto opportuno pubblicarla. Poi questa è un'informazione. Se vuoi continuare a fare così, speriamo che quando andrai dall'altra parte, perché sapete che poi il diavolo ci fa il pubblico ministero, perché il diavolo è terribile, eh? Nostro Signore, se ci pentiamo, il perdono ce lo dà. Ma il diavolo no, il diavolo lo sbatte davanti vita natural durante poi, quindi purtroppo. Prego. Sì, la cosa velocissima che mi ha fatto venire in mente prima, mentre parlava della vista, dell'utilizzo dei sensi, ecco, anche nel matrimonio non è che perché siamo sposati possiamo, diciamo, utilizzare i nostri sensi attraverso il nostro coniuge, marito o moglie, come Certo. vogliamo e siamo liberi in assoluto, perché dobbiamo farlo sempre in modo casto, conservando il giusto pudore e conservando tutte quelle, diciamo, quelle disposizioni, ecco, che portano a vedere l'altro nella sua sacralità. E Ah, quindi bravissimo. non è che possiamo dire, diciamo, tale e quale, devo guardare come San Giuseppe guarderebbe la Madonna o come la Madonna guarderebbe San Giuseppe. Loro, diciamo, hanno fatto un matrimonio tutto speciale, particolare, verginale. Però
da qui a poter dire siamo liberi di fare ciò che vogliamo perché siamo marito e moglie, ce ne passa. Quindi dobbiamo, io lo dico dalla mia piccola esperienza di marito, cerco anch'io con mia moglie di rispettarla, di avere quel pudore, quell'attenzione per non mettere in difficoltà e cerco di vedere sempre l'aspetto sacro, no? Della presenza il dono di Dio e quindi la devo rispettare e la devo valorizzare e la devo e quindi mi sento in questo modo di volerla ancora più bene. Standing ovation, Oscar, ringrazio il Signore che l'ha detto lei così, perché se lo dico io, dice, ma tu che ne sai? Dico, ecco, ha detto Oscar, quindi Oscar lo sa anche per esperienza personale e vissuta, quindi è sempre molto significativo, quindi grazie anche per queste bellissime testimonianze da parte di chi è sul campo. D'altronde se non fosse così, non sarebbe tra le persone. Diciamo così, scelte avvicinate dalla Madonna, perché non è che bisogna essere santi da canonizzazione, però certe cose non sono compatibili, insomma, con una missione di cooperazione, di collaborazione con la Madonna, che adesso vedremo, eh. Esattamente, ecco, nel messaggio seguente che ho scelto è che è 16 novembre 88, dice: figli miei, toglietevi subito da ogni compromesso con il mondo. Questa è un'altra cosa. Con il mondo non si scende a compromessi. Questa è un altro mantra che oggi va di moda. Dobbiamo dialogare col mondo. Bisogna fare molti distinguo su questa frase. Cioè, su questo concetto, perché che significa? Che significa? Punto interrogativo. Perché nel Nuovo Testamento, non nell'Antico Testamento, ci stanno delle frasi abbastanza forti. Se uno ama il mondo, come dimora in lui l'amore di Dio, dice San Giovanni. Voi non siete del mondo, ma io vi ho scelto del mondo. Sappiate che se il mondo vi odia, prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma siccome voi non siete del mondo, come io non sono del mondo, sappiate che il mondo vi odia. Dico, io vi ho scelti dal mondo e vi ho inviati nel mondo a rendere testimonianza. Allora, che uno dice che questo si deve fare, questo lo dice anche San Paolo, ordinariamente con dolcezza, con rispetto, non passando subito in prima battuta a toni, come dire, da giudizio universale o eccessivamente belligeranti, quindi cercando delle forme che in primo approccio entrino delicatamente, non in tackle, oppure che, ma questo lo faceva anche San Paolo all'Areopago, cioè, se c'è qualche elemento, qualche punto di contatto, parto da quello per portarti altrove. Così va bene, ma fuori di questi limiti non va bene. Perché diventa tradimento del Vangelo, non è, ed è questo. Cioè, il mondo purtroppo dobbiamo stare anche attenti, dobbiamo stare, perché il mondo c'ha le sue liturgie, c'ha i suoi riti, c'ha i suoi totem, c'ha le sue cose. Cioè, non è una cosa così schifosa, perché altrimenti ci starebbe nessuno. Cioè, la vita mondana non è la vita del paradiso. Però c'ha le sue magre, piccole, nei confronti di quelle eterne, comunque però bellezze e soddisfazioni, che la gente non ci rinuncia. Ecco, noi dobbiamo stare attenti a non farci mangiare da sta roba qua. Dice, troppi miei figli, vedete, si sono lasciati travolgere, leggo, proseguo, dall'inganno del maligno convivendo con il peccato. Col peccato non si può convivere. E prosegue, vi chiedo di affidarvi totalmente a me affinché assieme riusciamo a restaurare la legge di Dio nel mondo. Che la legge di Dio nel mondo è stata estromessa, non ci vuole la scienza infusa. Il divorzio non è conforme alla legge di Dio ed è stato introdotto. Ha voglia di dire, ah vabbè, ma il divorzio è un fatto civile, ma
per un battezzato, un discorso del genere non esiste. Non esiste. Non osi separare l'uomo, ciò che Dio unisce. Punto. Cioè, c'è sempre stato, c'era anche prima, cioè prima della legge, si chiama pure fortuna, è beffe. Cioè, se un matrimonio andava in crisi, era possibile la separazione. In crisi, ma in crisi proprio brutta, non in crisi da quattro cose. In casi gravissimi, io le ho lette con gli occhi miei, era, come dire, consentita anche la separazione a tempo indeterminato, ma era una separazione di fatto, cioè il matrimonio è stato celebrato, poi l'imprevedibile può sempre succedere, ma non esiste che una famiglia si sfascia e che te ne fai un'altra. Non c'è. Questo è andare contro la legge di Dio, che si fa oggi con la scusa dello Stato laico. Divorzio, o abbiamo le unioni civili, poi ci stanno le libere convivenze che sono regolarmente accettate. Si continua a parlare a cicli di introdurre pure l'eutanasia, che già è presente in diversi ordinamenti giuridici europei. Questi sono mettersi sotto i piedi è completamente la legge di Dio. È in continuazione. Una volta c'era il reato di bestemmia, non esiste più. Non esiste più. Negozi aperti di domenica a gogo, a tutto spiano, non c'è più il giorno del Signore, non c'è più niente, non c'è. Chiaramente, chi sono i collaboratori di Maria? È chiaro che non è possibile che un collaboratore di Maria, per questo dicevo prima di Oscar, no? Cioè, santi da altare, perché i santi sono quelli che praticano le virtù in grado eroico. Ecco, i buoni cristiani, i fedeli, i Christi Fideles si dovrebbero chiamare, sono quelli che almeno i comandamenti di Dio però li osservano. Non ci sono collaboratori di Maria che non stanno nemmeno sotto questo punto di vista, no? A me quando mi dico voglio fare la consacrazione a Maria, anche le forme, diciamo, più elementari della consacrazione a Maria, almeno richiedono almeno la lotta contro il peccato. Se tu stai in una situazione di peccato, ma che fa la consacrazione a Maria? Che consacri? Consacrazione vuol dire che io rendo sacro cosa? Un peccato non può mai essere reso sacro, né tantomeno non può essere benedetto da nessuno, perché è un peccato, punto e basta. Quindi quando il peccato non c'è più, facciamo tutte le consacrazioni, tutte le benedizioni che vuoi, ma fino a quando c'è il peccato non ci stanno consacrazioni e benedizioni che si possono fare. Non ci vuole la scienza infusa. Bene, se Oscar non vuole, altro messaggio importantissimo. Il mondo intero vi attende. Poiché la tragica è la situazione spirituale. È urgente che in ogni parte si arresti il grave decadimento spirituale, morale, che altrimenti rapidamente sprofonderà l'umanità nell'abisso mortale. Cioè, io vorrei fare una piccola parentesi, questo non c'ha bisogno di molti, cioè di molto. La situazione spirituale è tragica. Vedete come Maria Santissima, pur senza usare un linguaggio che agita, cioè, non lo so l'effetto che fa, no? Leggere questi messaggi a me produce semplicemente una profonda compiacenza, perché dico, ringraziamo il cielo. Però purtroppo le apparizioni di Schio non hanno avuto questa sorte di essere molto note. Io spero, insomma, io non è che sono chissà chi, però un po' noto obtortocollo ci sono diventato, no? E queste andrebbero conosciute un pochino di più, perché qui c'è un linguaggio, l'ho detto già in prima battuta, uno, non l'unico, dei criteri di autenticazione di un'apparizione, è proprio questo, cioè. Le apparizioni catastrofiste non vanno bene, che ti fanno l'angoscia, non vanno bene in un modo, ma neanche le apparizioni buoniste, cioè dove appare quell'immagine della Madonna, cioè che certamente la Madonna è buonissima, è piena di misericordia, ma non è misericordia e bontà non dire queste cose, le deve dire. Che
altrimenti è consegnare l'umanità nelle mani del diavolo, cose che la Madonna non farà mai, non lo può fare, se no non è lei. Grave decadimento spirituale e morale. È la verità. È urgente che in ogni parte si arresti. E siamo nell'89, sono non 25, 35 anni fa. Non è che la situazione è migliorata, la situazione è motus in fine velocior, dice un vecchio detto, sta andando a rotoli, cavalca in maniera proprio. Ecco. Un altro messaggio, questi sono da leggere tutti, sono uno appresso all'altro. Siate sordi e ciechi al mondo, 25 gennaio 89, figli miei, e potrete udire sempre più chiara la mia voce. La mia voce non vuol dire che ci appare la Madonna e ci parla, no, la voce di Maria si sente all'interno del cuore dove parla il Signore, che vi sollecita ad essere voce che porta equilibrio morale, purezza, dove la matrice delle passioni ha seminato smarrimenti e incertezze, dove sempre si estendono teorie materialistiche di morte. Equilibrio morale, quindi una vita moralmente sana e santa, e in particolare purezza, perché la purezza è il grande problema della società attuale. Io dico sempre, a me mi disse un figlio spirituale di Padre Pio, che è tuttora vivo, che Padre Pio, poco prima di morire, diceva queste parole: fino a quando io sono vivo, col diavolo me la vedo io. Quando sarò morto, col diavolo ve la vedrete voi. Au, muore il 23 settembre del 68, tra l'altro l'anno dell'umane vite, che si dice, io ci credo, che fu proprio Padre Pio a consigliare Paolo VI di scegliere la linea della chiarezza. L'umane vite ha una sostanziale chiarezza, c'ha qualche passaggio un po' di apertura, però, fatti, Paolo VI, che evidentemente passava agli occhi del mondo come un progressista, ebbe delle forti reazioni dinanzi a quell'enciclica, perché lì c'è stata la spinta. 23 settembre muore, a ottobre del 68 fanno la rivoluzione studentesca, ma manco 10 giorni dopo, subito. Gola profonda e il primo film porno nel 70, insieme al divorzio, subito. Cioè, non ha fatto, cioè, è incredibile. Sappiamo, quando ci sta un detto di questo genere, l'ha detto prima di morire, quindi l'ha detto in tempi come. Come faceva a saperlo? Quindi questo vuol dire anche quanto è potente, perché Padre Pio non è stato un predicatore, eh? Padre Pio non ha fatto assolutamente quello che sto facendo io, non, assolutamente. Infatti non ci abbiamo prediche, non ci abbiamo cose, sono rimasti gli scritti che ci abbiamo, sono tutti quanti epistolari, le lettere che lui scrive ai figli spirituali, o le cose che ci ha lasciato scritti i gioiellini di Clonice Morcaldi, basta, non ci sta niente. Lui era un martire della messa che durava 3 ore, del confessionale che ci stava 15 ore al giorno, della preghiera che si sa stava, quello stava in preghiera continua e ininterrotta, dice che diceva 100 rosari al giorno, questa era la leggenda di Padre Pio, come faceva di 100 rosari al giorno non si sa, 50 anni con le stigmati, botte d'orbi col demonio, penitenze a go-go, questa è stata la vita di Padre Pio, basta. Ma ha convertito in vita milioni di anime, sicuro. Si calcola che 6 milioni di anime sono state a confessarsi da Padre Pio. E ha tenuto a bada il diavolo, perché dinanzi a un muro del genere, quindi capiamo anche quello che diceva prima Oscar, no? Perché in circostanze è necessario fare muro? Dice, ma io non so Padre Pio, se facciamo questo discorso fa niente nessuno. Tu nel tuo piccolo fatti una veglia di preghiera, la fai nel tuo piccolo, niente, non è.
non tutti abbiamo la forza e la vocazione a essere un padre pio, no? Ma nel nostro piccolo possiamo fare quello che possiamo. Sì, la Madonna Schio a questo proposito ha dato un messaggio molto importante, perché tante volte diciamo, pensiamo di essere noi che agiamo, ma Maria ci ha detto a Schio, io voglio lavorare con le vostre mani, parlare con la vostra lingua e amare con il vostro cuore. Donatemi tutta la vostra disponibilità e insieme salveremo il mondo. Cioè, quando siamo entrati nel cuore immacolato di Maria con la consacrazione, viviamo la consacrazione. Dobbiamo comprendere che è lei ad operare, quindi non, tutte le nostre miserie, le nostre, dice, incapacità, le nostre insufficienze vengono, diciamo, superate dall'azione di Maria in noi. Quindi non dobbiamo avere una visione solo, diciamo, umana, guardare noi stessi, i nostri limiti, le nostre capacità. Vengono sublimate ed è lei che opera. Guai se non fosse così. Oh, adesso sganciamo un'altra bomba atomica, un'altra piaga sociale. Messaggio drammatico, cioè drammatico ma giustamente forte. 28 giugno del 1989, figli cari, troppi uomini vivono nell'abitudine di una vita dissoluta e squallida. Seminano ogni giorno scandalo su creature innocenti, e questo molte volte lo fanno i genitori verso i figli, e corrompono cuori puri procurando un flagello di anime. Troppe creature innocentemente pagano a causa della superbia degli uomini e non saranno conforto dei vostri giorni. Oggi gli scandali, per esempio, sono prete da 20 anni, io ho fatto sempre solo il viceparroco, il parroco, ci sono delle situazioni penose, tragiche. Giovani, cioè adesso non voglio dire, genitori che i maschi con 200 tatuaggi, gli orecchini, le madri con oltre che tatuaggi, il piercing sul naso, il piercing qua sotto il labbro, il piercing sulla labbra, ma ragazzino che cresce in un ambiente del genere, ma che ha voglia a fare catechismo, tu ci pure mette il santo curato d'Ars a fargli il catechismo, ma quello quando torna a casa, ma che vede? Io mi ricordo quando passeggiavo per altre per parrocchie dove stavo prima, c'avevo il cane, portavo il cane a spasso, con le finestre aperte, gli urli che facevano il fumo e sentivo voci femminili strillare ragazzini piccoli che piangevano e bestemmiare. Una donna, una mamma che bestemmia davanti al figlio. Ma io non ridivo, dico, ma questi sono matti, so. Cioè, una mamma che fa una cosa del genere davanti al figlio. Ma che gli va a raccontare il nostro signore il giorno del giudizio? Un ragazzino che sente bestemmiare la mamma. Già se sente il papà, ma la mamma è ancora peggio, no? Cioè, lo scandalo degli innocenti oggi è una piaga proprio. I ragazzini a 5, 6, 7 anni già sanno delle cose che non dovrebbero sapere. Il mio caro vescovo che mi ha ordinato, il signor Petrocchi, era preoccupato ai primi del 2000, che era scomparso, era pure uno psicologo, cioè tutti quanti i dati dell'Associazione Nazionale degli Psicologi, che erano tutti quanti allarmanti, l'età dell'innocenza praticamente è quasi scomparsa. Purtroppo. Facciamo, prego. Sì, le volevo dire due cose, Don Leonardo, se lei è d'accordo, siccome mi pare, penso che lei convenga che questo argomento del peccato sia uno degli argomenti più importanti e più cruciali anche, no? E ci sono ancora molti messaggi,
ci fermiamo. dedicare magari se lei vorrà, quando vorrà, magari anche un'altra puntata, proprio Sì, perché direi che è il ecco, caso. le Dobbiamo. chiederei se è d'accordo o se vuole rinviare anche questo, siccome le ho mandato alcuni messaggi anche di Gesù. C'era l'ultimo messaggio, che era quello del 9 maggio 92, di un messaggio dal peso specifico, mamma mia, notevole. E qui si parla del peccato contro l'Eucaristia. Quindi questo è terribile perché la lotta del demonio si dirige direttamente verso Dio nella sua presenza eucaristica. E qua Gesù dice le cose che già conosciamo, però sentire il Divino Maestro che parla poi del peccato contro se stesso nella sua presenza viva in corpo, sangue, anima, divinità, nell'Eucaristia, credo che sia veramente utile per molti, soprattutto in un'ottica riparatrice e per poter quindi anche noi comprendere come sia importante, diciamo, nelle adorazioni durante la Santa Messa, ecco, avere le disposizioni che riparano appunto questo grave peccato. Sei d'accordo, Don Leonardo? Chiuderei con questo messaggio che è Lo forte, leggiamo, pesante. sì, lo leggiamo, ma questo ci vuole una puntata a parte. Quindi la prossima volta, così facciamo anche un invito all'ascolto, tra 2 settimane ripartiamo da questo, perché questo, sì, gli ho dato un'occhiata, ma questo è tantissima roba. Poi se io attacco a parlare di questa materia, vado avanti per un'ora di seguito, facciamo le 3. Quindi lo leggiamo perché è bene che intanto tanto è abbastanza chiaro, così ci O se vuole che cominciamo. lo rinviamo addirittura anche nella lettura Io lo prossima volta. leggerei, Come io lo leggerei. La prossima volta no? partiamo Così rileggendolo. suscitiamo anche un certo interesse. Legge Oscar, vai. Allora, è un messaggio del maggio del 92, quindi. Il 9 maggio è il giorno della mia prima messa, tra l'altro, vedi? No, ecco, mamma mia. Non era il 92, era un Quindi po' più avanti, però. parla dell'Eucaristia, della Messa, quindi ecco, dice, questo è un estratto del messaggio, anzi ve lo posso anche, vediamo se riesco a condividerlo così magari si riesce a seguire meglio. Eccolo qui, la parte in giallo, dice, voi fate grande quest'ora in cui io vengo a voi nel santo sacrificio. Nessuna ora è più grande di quest'ora. Ogni santa messa celebrata e vissuta rimarrà in eterno come dono supremo per le anime. Anche questo vi chiedo, che difendiate il più grande dei tesori dato a voi. Grande disgrazia, miei cari, grande malanno, la profanazione del mio corpo e del mio sangue. Per questo peccato molti sperimentano su di loro per tutta l'eternità la verità del giudizio. Solo chi vorrà appartenere al mio regno, che non è di questo mondo, deve credere, onorare e adorare la viva presenza di Dio. Quanto di ciò al contrario è delitto contro l'uomo e l'anima. Molti sono diventati maestri di eresia nella tremenda colpa del tradimento. Quindi sono parole. Di quanto per i vostri predecessori era cosa più santa, più sublime, ora si va perdendo ogni traccia. Miei discepoli, mentre pochi dei miei consacrati ascoltano i miei richiami, io sto formando in ogni parte nuovi discepoli disposti a seguirmi nell'umiltà, con amore. Ecco, mi fermerei qui. Alla prossima. Alla Alla prossima. Lasciamo veramente una. prossima che facciamo un bel botto di quelli proprio memorabili. E Ecco. poi ce ne sono anche molti altri ancora di Maria Sì. Santissima. Io sono da leggere tutti, sono da Ci leggere. sono, Don Leonardo, poi chiudo. Abbiamo un tesoro con i messaggi di Gesù che, come ho già ricordato altre volte, non sono ancora stati editi, quindi non sono, diciamo, conosciuti. C'è un valore, c'è una ricchezza in questi messaggi, credo quando saranno noti, saranno. Ma c'è stata anche una profezia, Schio, che diceva che questi messaggi saranno poi oggetto di studio anche nei seminari, in coloro che si preparano, ecco, anche a
diventare sacerdoti. Quindi c'è una ricchezza, come ha detto lei, sorprende come il messaggio di Schio ancora non sia conosciuto, però ancora non si conosce tutto, soprattutto appunto nella parte del Divin Maestro. Posso dirlo quello che penso, perché non sono conosciute le cose che sono vere, perché il diavolo ci lavora contro. È che così è. Non può volere che siano conosciute queste cose, perché sarebbe la fine, sarebbe. Io conoscevo qualcosa, sono venuto a Schio qualche volta, ma anche il coinvolgermi in questa cosa qui mi sta ulteriormente, insomma, veramente arricchendo profondamente anche a me. Non è che sono cose che io non so. Però sentirle dire in questo modo, direttamente da una fonte soprannaturale, cioè, dà anche molta consolazione, insomma, perché io sono anni che dico queste cose, insomma. Sì, poi il fatto che lei abbia anche accettato, ecco, di commentare questi messaggi, diciamo, vuol dire che lei ha pregato anche molto, sicuramente, non è una cosa che si fa così. No, no, certo. E quindi questo conforta anche noi, perché anche noi, cioè, poi siamo, c'è un sacerdote di fronte che lei, che ci offre dei commenti, ci offre delle sottolineature, dei bagliori su questi messaggi che, rileggendoli anche a distanza di 30-40 anni, trovi sempre delle nuove luci, dei nuovi significati che prima non avevi colto. E questo è anche un aspetto molto importante, anche profetico, diciamo, del messaggio di Schio. Ottimo! Diamo una bella benedizione e chiudiamo, allora. Dominus vobiscum. E con spirito tuo. Intercessione in Beatissime Vergini Marie, benedica vostro Onnipotens Deus, Padre, Figlio e Spirito Santus. Amen. Amen. Grazie mille a Oscar e a tutti quelli che hanno fatto questo lavoro veramente straordinario di sistematizzazione tematica dei messaggi, che è veramente spettacolare. Quindi che Dio li benedica. Grande lavoro. Grazie a lei, Don Leonardo, del lavoro che sta facendo, egregio, veramente molto importante anche per noi di Schio. E un saluto caro, un abbraccio a tutti gli amici che ci hanno ascoltato questa sera e a coloro che ci seguiranno in differita. Ave Maria a tutti. Ave Maria.